andare a eliminare, ecco, per esempio i falli temporanei, oppure la cronologia, oppure eliminare i cookie, cosa si va? Si va su strumenti. Strumenti lo trovate qui sulla barra dei comandi, lo trovate anche sulla barra degli strumenti, strumenti, e lo trovate anche qui sulla barra degli indirizzi, diciamo. Ecco, fate clic qui e scegliete opzioni internet. Quindi opzioni internet che si apre anche da pannello di controllo. Se andaste sul pannello di controllo trovereste comunque opzioni internet. Quando si va su opzioni internet è possibile accedere a questa scheda generale, di solito la prima che si apre, della scheda generale, è possibile poi andare in questo settore cronologia e esplorazioni e scegliere questo elimina. Non vi confondete con quest'altro, elimina cronologia al momento di uscire. Questo potrebbe essere utile se uno vuole in automatico, tutte le volte che si esce da da browser, eliminare la cronologia. Però non è detto che uno voglia fare così, magari uno vuole eliminare soltanto di tanto in tanto. E allora cosa si fa? Si va su elimina. Quando si va su elimina, si apre questa finestra di dialogo, elimina cronologia e esplorazioni. Tra la cronologia, eccetera, ci sono anche, per esempio, i dati dei moduli. Cioè, praticamente quello che io inserisco nelle caselle di testo per registrare nome, cognome, codice fiscale e quant'altro, le password, ecco, i dati di protezione da monitoraggio, ActiveX, filtering e non tenere tracce, insomma, ci sono anche altri tipi di dati, poi i file temporanei di internet e così anche qui ci dice mantieni i dati sui siti web preferiti, ecco questo qui. Magari, ecco, se uno lo spunta, fa sì che magari sui siti web preferiti, lui non cancelli i dati, ecco, quindi magari li cancelli dappertutto, ma non su quelli. Bene, quindi normalmente la domanda è quella, elimina per esempio la cronologia, allora uno mette il segno di spunto su cronologia e lo elimina, oppure elimina i cookie e si mette il segno di spunto su cookie, elimina i file temporanei e si mette il segno di spunto sui file temporanei. E poi si fa clic su elimina, semplicemente su elimina, tutto qui. E questo però con i browser Internet Explorer che oramai è quasi in disuso. Andiamo invece su Edge, che è quello che è nato un po' con Windows 10, forse c'era pure con l'8. Comunque Edge è quello più aggiornato di browser, quindi anche magari più sicuro. Come si fa? Allora, ahimè, è cambiato, non c'è più strumenti, opzioni. Su Edge, andiamo su una pagina che non sia questa qui, ecco, sì, volendo anche qui, anche da WhatsApp Web, questo è di WhatsApp Web, questo che vedete qua è menu impostazioni del browser, quindi non confondete questo che è menu di impostazione di WhatsApp, tanto è vero che se io vado qui su, magari sulla posta elettronica, questo è impostazioni della posta elettronica, ecco, non c'è secco con l'impostazione del browser. L'impostazione del browser è quello più esterno, quindi quello più esterno si rifà al browser, in questo caso Edge, quello più interno di impostazioni, se sto pure per esempio anche qui potrei trovare quest'altro di impostazioni, in questo caso si rifà a calendario, questo più esterno di menu invece si rifà al browser. Quindi apro il menu personalizza, il menu impostazioni e qui dove vado? Per eliminare la cronologia, vado su cronologia. Cronologia e qui vedo la cronologia. Aspettate, no, impostazioni. Vado su cronologia su Google Chrome, mi sa. Qui è la cronologia per andare semplicemente a verificare ad aprire qualche pagina aperta di recente. Però c'è anche qui cancella i dati di navigazione. Potrei anche fare clic su questo oppure gestisci cronologia. Vado su gestisci cronologia e mi si apre questa finestra. Ecco, però questa stessa finestra possiamo verificare che è la stessa che si apre. Se io seguo un percorso diverso, sempre in menu impostazioni, vado su impostazioni, da impostazioni mi si apre un menu dove c'è un po' di tutto, chiaramente c'è tutto, e da qui poi mi dovrei spostare su cronologia, che probabilmente è relativo a privacy e servizi. Vediamo se era questo. No, questo no. Aspetto, non è autorizzazione, browser, download, safety, lingua stampante, sistema. Post, qui c'è di tutto di più, informazione su Edge, telefono, vediamolo di qua dov'è che ci mandava prima, strumenti, quindi sempre questo, menu impostazioni, cronologia, e quindi gestisci cronologia, vediamo dove ci manda, che la finestra è quale imposta, no, si apre proprio una finestra cronologia in questo caso, c'è la cronologia, per esempio, ecco qui tutto, oggi, ieri, selezione, eccetera, eccetera, però forse questa, ecco, cancella dati di navigazione, ce l'ho qui, vediamo se cancella direttamente, cancella. Ecco, mi si apre questa finestra, cancella i dati di navigazione e da questa finestra posso scegliere cosa voglio cancellare.
la cronologia del download, la cronologia dell'esplorazione, i cookie, le immagini e quant'altro. E soprattutto posso scegliere se farlo per quanto riguarda l'ultima ora, le ultime 24 ore, 7 giorni, 4 settimane o tutto il tempo. Cancelliamo per esempio per l'ultima ora, faccio cancella ora, annullo. Ora vediamo un po' questa finestra dove la trovo se seguo quell'altro percorso. Ecco, perché abbiamo detto se facciamo da menu impostazioni, andiamo su cronologia, poi gestisci cronologia e poi posso andare su cancella dati di navigazione. E questo può essere un percorso. Potrebbe essercene un altro, potremmo anche accontentarci di questo, però mi sembra strano che non ci si possa accedere da impostazioni direttamente. Privacy e servizi mi potrebbe pure stare bene, perché la cronologia può avere a che vedere anche con la privacy. Proviamo a scorrere questo. Eccolo qui, infatti ce l'abbiamo qui. Cancella i dati di navigazione. Quindi scegli cosa cancellare in questo caso e a questo punto si apre la stessa identica finestra. Quindi ho seguito un percorso, o seguite l'altro, è la stessa cosa. Io a questo punto non so che consigliarvi, penso che sia uguale, insomma, ecco, scegliete voi quello che vi sembra più facile. Menu, forse è più logico andare su cronologia. Andate su cronologia, tanto credo che ve li accetti entrambi il programma di simulazione d'esame. Da cronologia vi spostate su gestisci cronologia o addirittura direttamente su cancella i dati di navigazione. E da cancella i dati di navigazione vi si apre questa finestra e scegliete quello che dovete cancellare. Attenzione, se vi chiede dell'ultima settimana dovete andare all'ultima, qui non c'è l'ultima settimana, c'è l'ultima 4, ultimi 7 giorni, ultimi 7 giorni, e poi scegliete la voce che compare qui, dovete magari eventualmente scorrere ecco, questo elenco con la barra di scorrimento. Bene, se preferite potete fare menu impostazioni o menu personalizzate che vogliamo chiamarlo, andare su impostazioni. E poi su privacy, privacy servizi. E da qui poi dovete scorrere comunque verso il basso e scegliere gestisci dove qui scegli cosa cancellare, scegli cosa cancellare e quindi è la stessa finestra è operata come prima. E questa l'abbiamo visto con Edge. Adesso andiamo a vedere con Google Chrome per cancellare con Google Chrome i dati di navigazione. C'è pure con Google Chrome. Andiamo a vedere, scusate, non vi voglio far vedere a voi, se no vi registro anche voi. Allora, con Google Chrome significa aprire Google Chrome, quindi riduco icona Edge, vado qui in fondo sulla barra delle applicazioni, apro questo Google Chrome, sì, l'avevo fatto bene, però vado da questa parte, però da questa parte questo non è Google Chrome, è Edge. Per Google Chrome devo per forza passare attraverso questa finestra, però la elimino velocemente, la scheda sarebbe meglio dire. Ecco, che cosa faccio? Vado sul menu personalizza, stavolta i trattini non sono orizzontali, sono verticali, se no uno dice che ha copiato l'altro, apro il menu personalizza, vado chiaramente anche qui su impostazioni, ma pure qui potrei fare cronologia, cronologia, da cronologia vado su cronologia un'altra volta che vedete qui, da cronologia che appare qui, come faccio a eliminare? Devo semplicemente andare su questa icona, cancella dati di navigazione. Ecco, e si apre finalmente la finestra dove è possibile scegliere intanto un intervallo di tempo, l'ultima settimana, 4 settimane, tutto, ultima ora. Poi posso, attenzione, qui c'è base e avanzate. Ecco, per alcune cose dovete andare su avanzate, su base trovate soltanto alcune voci. Se la voce che vi chiedono non doveste trovarla, andate su avanzate. Spuntate la voce che vi chiedono e poi fate clic su cancella dati. Bene, la rifacciamo anche per completezza nell'altro modo. Strumenti, cronologie, ROM modo. Se andate su impostazioni, anche qui sarà una cosa simile. Dovreste da impostazione trovare privacy e sicurezza. Da privacy e sicurezza scorrete verso il basso fino a trovare cancella dati di navigazione. Vediamo dove ce l'abbiamo. Forse su avanzato, dobbiamo andare su avanzate, da avanzate, scorriamo, vediamo un po' dove lo troviamo, datemi una mano pure voi se lo vedete, esatto, ma dov'è che non lo vedo? Eh sì, pulisci il computer questo? Vediamo, pulisci il computer, sì, potrebbe essere questa. Vediamo un po', trova software dannoso, pulisci il computer. No, mi sa che non è questo. Allora, dovrebbe essere qualcosa con la privacy pure. Allora, vedi, a me non mi piace questo sistema che tocca spogliare queste pagine. Era meglio quello fatto a schermo. Ecco, privacy e sicurezza, sta qui. Privacy e sicurezza, cancella i dati di navigazione. Aprite questo.
e vi riporta la stessa finestra di prima. Io vi consiglio di accedere sia nel caso di Edge che di questo, non da impostazione ma direttamente da cronologia, perché impostazione è più dispersivo, ci sono tante voci, poi anche quando trovate privacy e sicurezza ce ne sono tante di voci. Invece se scegliete direttamente cronologia, da cronologia andate su cronologia ancora e poi da qui è facile andare su cancella cronologia, ecco, ci avete soltanto una voce, fate presto. Ecco, e quindi diventa facile poi, una volta arrivati qui, scegliere cosa cancellare, scrivere scegliere cancella dati. Beh, quindi abbiamo visto tutto sulla cronologia. Questa domanda c'è sicuramente e molte volte si sbaglia. Già che siamo in tema, cioè vediamo qualcosa. Come dici? Ma io non ho capito onestamente all'esame, un tempo c'era su Internet Explorer, quella famosa strumento opzione Internet elimina, però ultimamente ho visto pure anche domande su, però IT Security, l'esame IT Security non si può scegliere Chrome, quello o quell'altro, secondo me le hanno aggiornate, tanto potete trovare quella di Edge, ma potete trovare quella di Google Chrome o di Internet Explorer, insomma, ecco, secondo, più facile forse trovate quella di Chrome. Nelle simulazioni cosa trovate di solito? Internet Explorer. Però ci potrebbe essere anche Chrome, perché Chrome l'ho visto, ma non lo so se lo fanno usare nel modulo 2, quando uno sceglie Chrome come browser, che nel modulo 2 si può scegliere, che alcune domande di Internet Security sono chieste anche in altri moduli. Quindi chi ha fatto tutti gli altri 6 moduli e poi fa IT Security per il 5% è avvantaggiato perché alcune domande sono uguali. Però non è detto che, insomma, ecco. Capitano esattamente quelle, però insomma possono capitare. Bene, ora cosa facciamo? Andiamo a vedere un'altra domanda che è legata sempre alla sicurezza, per esempio sull'antivirus, su firewall. Ecco, queste le trovate su impostazioni dal menu d'avvio. Clic sul menu d'avvio e scegliete impostazioni. Impostazioni, vedete che c'è sempre l'ingranaggio. Potrebbe non essere scritto impostazioni. Andate sull'ingranaggio. Allora, questo ingranaggio vi porta alla home page delle impostazioni di Windows, tutte le cose che hanno a che vedere con la sicurezza, quindi firewall, l'aggiornamento di Windows, i backup, il ripristino, ecco, l'antivirus, hanno a che vedere quindi con questa icona, aggiornamento e sicurezza. Ecco, quindi andate su aggiornamento e sicurezza. Ma è facile che si chiedano qualcosa sul firewall, che questa pagina già è aperta, anche se vi chiedono qualcosa su backup, questa pagina è aperta. Una cosa che vi voglio dire subito è questo: qui avete backup e qui avete ripristino. Uno potrebbe pensare, il fatto che qui c'è scritto backup significa crea il backup, e il fatto che qui c'è scritto ripristino significa esegui il ripristino del backup. Ecco, questo ripristino non si rifà al ripristino del backup, ma si rifà al ripristino del computer, perché tante volte i computer si impallano e tante volte uno dice, beh, allora faccio una cosa, faccio il ripristino un mese fa. Ecco, si può riportare il computer nelle condizioni che era un mese precedente e uso il ripristino del computer. Quindi avrebbero fatto meglio qui a scrivere ripristino PC e io qui avrei scritto backup e ripristino. Sarebbe stato molto più lineare la cosa, perché scrivere solo backup e qui mi fa pensare che solo backup. Invece no, se io vado su backup, che cosa trovo? Trovo tra l'altro manco sto ripristino, cioè sto ripristino proprio non gli piace. Trovo manco niente qui trovo. Backup e cronologia, quello dell'esame c'è, qui nel mio forse che non ho mai fatto un backup. Ecco, altre opzioni c'è, che è scritto piccolo piccolo, non lo vedevo. Ecco, trovate altre opzioni. Se volete fare il ripristino, dovete andare su altre opzioni. In altre opzioni si apre un'altra finestra dove trovate la possibilità di ripristinare i file. Ora io qui non c'ho quasi niente, ma voi trovate ripristino i file da un backup, io non ce l'ho, quindi faccio clic e non mi si apre niente perché non ho mai creato un backup. Fatto clic su questo, voi trovate il backup di disco C. Se vi chiedono del disco C, fate C e poi esegui il ripristino. Ma se vi chiedono se dalla cartella documenti o dalla cartella CDL, fate doppio clic su disco C, individuate la cartella documenti e CDL o quella che sia. E poi fate clic sul ripristino. Ecco, questo è fondamentale. Quindi ricordate che il ripristino del backup è legato al backup stesso e non al ripristino che è il ripristino del computer. Vediamo invece l'antivirus o il firewall. Dove li troviamo queste cose? Queste cose le troviamo su sicurezza di Windows. Qui, ecco. La sicurezza di Windows non è solo l'antivirus e firewall, anche l'aggiornamento, per questo sta su sicurezza. Windows Update. Se vi chiedessero di fare l'update, andate qui. Vediamo prima sicurezza di Windows. Su sicurezza di Windows vi potrebbero chiedere di attivare o disattivare il firewall.
Come si fa? Si va su firewall. Oppure vi possono chiedere di eseguire la scansione antivirus, andate su protezione da virus. Ecco.